Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute, bentrovate, siete qui nel mio messaggio del giorno per voi. Ragazze, stamattina ho preparato per voi solo, unicamente, tarocchi. Ok ragazze, qui abbiamo veramente una carovana di carte meravigliose. Aspettate perché le ho un po'. Ecco, se no poi trovo i tarocchi, un mazzo, un altro mazzo. Allora, vi faccio subito l'elenco. Abbiamo intanto qui i tarocchi dei veggenti, poi abbiamo i tarocchi delle streghe d'argento e abbiamo i tarocchi della triplice dea. I tarocchi viceversa, quelli di Dylan Dog, degli illuminati di Manara. I tarocchi celtici, quindi tutti e solo tarocchi. E poi ho riportato qui da voi le mie carte verdi che sono state molto richieste, insomma sono mancate a tanti. Allora ragazze, come state? Spero bene. Iniziamo subito questo messaggio del giorno, questo appuntamento quotidiano che abbiamo così da un anno, tra un po' compiremo un anno e quindi niente, volevo comunque intanto ringraziarvi sempre e tutte per il seguito, per i commenti, per ciò che mi scrivete, insomma veramente grazie, grazie di cuore a tutte quante voi. Sono contenta che il mio messaggio del giorno vi piaccia e quindi avanti, avanti tutta. Allora, sapete che il messaggio del giorno intanto viene postato tutti i giorni. Qua è uscita una carta proprio da sola e noi la prendiamo immediatamente. Dicevo, è un messaggio che va tutti i giorni, lo posto tutti i santi giorni e che quindi insomma è un appuntamento, una rubrica quotidiana e serve per vedere cosa l'universo ci vuole mandare, ci vuole dire con un messaggio, appunto, con una parola, con una frase, con un concetto, insomma, cosa ci deve far sapere oggi l'universo. Quindi non è indicato solo a quello che può succedere oggi. Potrebbe anche essere che questa cosa oggi ve la si dice e oggi succede. Però l'idea mia del messaggio del giorno è soltanto un consiglio, un suggerimento, una parola, una frase, un concetto o addirittura una propria stesa intera che può arrivare a qualcuno di voi. Ovviamente, ragazze, per quanto siano potenti questi messaggi, lo vedo dai, diciamo dai commenti che ci sono tanti riscontri ed è giusto che sia così perché insomma è la legge appunto della come dire della ciclicità, no? Che voi vi trovate in questo momento, in quest'attimo ad aprire questo messaggio è qualcosa per forza ci deve stare che vi riguarda. Però in ogni caso insomma, vi consiglio sempre di prendere tutto con le dovute cautele. Perché sono sempre interattivi, collettivi, generali e non possono risuonare su tutte quante e tutti quanti voi. Fermo restante che per chi vuole analizzare una situazione che gli sta particolarmente a cuore e lo vuole fare con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, quindi potete richiedere attraverso i miei contatti, un appuntamento, un qualcosa, qualsiasi cosa voi vogliate. Allora, detto questo, andiamo a scegliere adesso una carta di questi meravigliosi, tarocchi celtici, dove questa carta sarà un consiglio supplementare o inerente alla stessa, non lo sappiamo. Ed eccoci qua. Vi erano mancate, perché vedevo che spesso mi scrivevate delle carte verdi perché non c'erano più, ma non è che non ci sono più, è che ogni tanto mi sento così di cambiare un po' anche la tipologia delle carte, posso per dare così insomma cose sempre diverse, nuove e insomma per cambiare un po', come proprio si suol dire, le carte in tavola. Quindi adesso mi sono sentita di riportarle anche perché sono veramente molto,
molto potenti, anche queste non sbagliano un colpo. Andiamo a vedere l'indicazione di oggi. Quale sarà? Voglio divertirmi con te. Vedete, quindi qua si parla di una situazione dove qualcuno si vuole divertire con voi. Andiamo a vedere ancora. Qui la carta di, diciamo, che appoggia un po' è la carta numero 54, il frassino, che ci parla di vincite, guadagni fortunati e investimenti. Eccola qua, questa carta qui. Molto bella. Quindi qua intanto ci abbiamo una carta di vinciti, di guadagni e di investimenti fortuiti e poi un volersi divertire. Vediamo ancora. Allora, qui viene la carta delle stelle. Perbacco, perbacco, un asso di coppe. Abbiamo il paggio di pentacoli. Abbiamo la carta del ritorno, quindi successo, chiarezza di intenti, eccetera. Abbiamo un asso di spade, il 6 di coppe e abbiamo l'asso di spade. No, scusatemi, il 4 di spade, pardon, il 4 di spade. Allora, qui l'indicazione dice voglio divertirmi con te, ok? Allora, quando io ho pensato a queste carte, nella frase voglio divertirmi con te, io non ho certamente pensato al divertimento inteso come io voglio prenderti in giro, voglio avere con te una situazione, diciamo, non stabile. No, io quando ho scritto voglio divertirmi con te è proprio uno stato di gioia, di divertimento, di condivisione con una persona. Per cui io la vedo questa una carta abbastanza positiva. Quindi qua c'è qualcuno che vuole stare bene con voi. Ecco, vuole divertirsi ma in maniera goliardica, non in maniera di inganno. Infatti la carta che gli fa da, diciamo, d'appoggio è una carta di guadagni, vincite, investimenti. Quindi qua c'è un qualcosa di bello che vi sta succedendo. E cosa? Qui con le stelle e l'asso di coppe, ragazze, guardate, asso di coppe è la carta delle stelle. Qui abbiamo un incontro, la speranza che va a, diciamo, a realizzarsi di un incontro d'amore. E con chi? Con un paggio, mi verrebbe qua, con un paggio. Quindi una persona che al momento con voi fa piccoli passi, piccoli movimenti, piccoli doni. Cioè, anche se qua c'è un incontro presumibilmente importante con una grande potenzialità, mi viene da pensare che questa persona al momento non fa grandi passi, anche se lui o lei ha una chiarezza di intenti, ha una voglia di vincita, di successo, e sicuramente è chiaro in lui con l'asso di spade che voi rappresentate una persona importante. Qua abbiamo un 6 di coppe e un 4 di spade. Ora, ragazze e ragazzi, a me dispiace, cioè dispiace fino a un certo punto, perché poi sembrerebbe quasi che poi, insomma, come dire, ci sono sempre in agguato, tra virgolette, questi ritorni. Però io vi devo dire, tutto sommato, che questa stesa ha molto a che vedere con un ritorno. Perché vi dico questo? Intanto perché qua c'è proprio centrale la carta del ritorno. Vedete, il 6 di spade, la persona che torna da voi vittoriosa. Vedete che ha tutto, insomma, insomma, sta tornando dopo un allontanamento, e l'allontanamento me lo conferma il 4 di spade, nonché una persona che in questo momento è totalmente concentrata nel passato, una persona che viene dal passato e comunque una persona che ha chiaro in sé il fatto che voi gli mancate tanto. Quindi una persona legata al passato, ha delle memorie del passato, e quindi è sicuramente un amore del passato. Tant'è che lui, nonostante, o lei, nonostante ha chiaro questa situazione, al momento spera in questa cosa che vada come deve andare, però al momento sembrerebbe che con il paggio di spade, di denari, scusatemi, cerca di vivere la situazione in maniera molto in superficie, come se
si vuole fare delle cose verso di voi, però non in maniera molto, diciamo, celere, no? Vuole prendersi del tempo, vuole prendersi del tempo e quindi qua viene fuori questa carta, voglio divertirmi con te. Adesso io in questa carta voglio divertirmi con te, io voglio comunque, perché potrebbe anche se io l'ho intesa in un altro modo, però potrebbe anche significare una persona, per carità, intesa anche come una persona che vuole solo cose divertenti ma non stabilità. Andiamo a vedere un approfondimento su questa carta. Allora, prendiamo un approfondimento. Qua viene: vorrei conoscerti meglio, voglio riconciliarmi con te. Vedete, ragazze, vedete? Perdonami, non volevo. A fondo mazzo, vorrei tanto rivederti. Allora, qui, come avevo appunto accennato, qua c'è una persona del vostro passato che appunto vorrebbe conoscervi meglio, perché magari non ne ha avuto completamente il tempo. Vuole riconciliarsi con voi, vorrebbe tanto rivedervi e vi chiede anche perdono, non volevo, quindi qua c'è una situazione del passato. E questa situazione qua ritorna, ci sarà questo ritorno. Però siccome noi ultimamente siamo un po' curiose, perché poi le situazioni si ripetono, e quindi noi vogliamo andare a vedere. Intanto voglio vedere questo ritorno, perché sapete, il ritorno del 6 di bastoni è un po' anche una vittoria, una rivincita. Voglio vedere bene questa persona, quindi ritorna, ma in che modalità ritorna questa persona? Andiamo un po' a vedere in che modalità ritorna questa persona. Abbiamo la carta del sole, quindi è il 2 di coppe, ragazze, e no, e abbiamo anche il cavaliere di coppe. A fondo mazzo abbiamo il 3 di spade. Questa persona, dopo un momento di veramente di crisi profonda, qui c'è stato un conflitto, delle tensioni, un abbandono, ha scoperto, vuole tornare da voi perché ha scoperto, vedete qua le carte come sono belle. Abbiamo il sole, ha scoperto, è chiaro in lui l'amore che prova per voi e quindi poi sta venendo verso di voi, come sta cercando di fare da intermediario fra voi e lui. Quindi qua il ritorno è molto 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 bello. Però noi non ancora soddisfatti, che cosa stiamo vedendo qua? Vogliamo vedere un approfondimento sul fante di denari, perché il fante di denari è una persona un po' immatura, come dire, un qualcuno che si sta applicando, ma ci vuole tempo per arrivare a una soluzione ben precisa. Anche se c'è un amore, qua abbiamo l'asso di coppe, abbiamo la carta delle stelle, per carità. Andiamo a vedere, ma questo fante di denari, questo fante di denari, cosa significa in questa stesa? Abbiamo la carta del diavolo, che c'è molta attrazione, un 3 di coppe, molta voglia di attrazione, cioè ci sono della passione, dei sentimenti, però vedete, e c'è anche il 4 di bastoni, quindi è niente, questo è proprio cotto. È cotto anche a livello passionale, perché abbiamo il diavolo, quindi molto appassionato, molto legato a voi, abbiamo la carta del karma, il legame karmico, il 4 di bastoni. Quindi poi abbiamo anche il paggio di bastoni che ci parla di grande, grande emozione e poi il 3 di coppe che ci parla proprio di incontri, proprio del passionale. Quindi lui viene piano piano, con calma, ma c'ha una esplosione veramente enorme. Allora ragazzi, a questo punto, per completare questa stesa meravigliosa, visto che si parla di un ritorno e visto che si parla di una persona che torna con dei sentimenti puri, andiamo a vedere anche, prendiamo qualche carta e vediamo un po' di numeri, ne ho presi tanti, la Q, la S, la P, la O, la N, la Z, la G, ancora la N, due sono le iniziali con la N, la M, ancora la M, due M, la A. La I, due sono le P, dove erano qua, la V, due sono le Z, la D, la E,
la F, ancora due sono le I, la U, la N, sono tre ragazze, molto molto, due sono le A. Allora guardate, qua c'è un eccesso di N, quindi qua qualcosa con la N, potrebbe essere il nome, il cognome, la città, insomma qualcosa che vi riguarda. La M2, la A2, la I2, la P2, abbiamo due Z e poi tutte le altre, la G, la E, la D, la L, la F, la O, la V e la U e la S, la Q, tutte quante una sola lettera. Però questo non conta nulla, nel senso, anche se voi e la vostra lettera è la S, conta, è chiaro. Quindi queste sono le iniziali che potrebbe avere questa persona, il nome di questa persona, il vostro nome, il nome della città dove vi siete conosciuti, dove vivete, oppure il cognome, oppure un qualcosa di importante che vi siete detto, un soprannome, un nomignolo, insomma qualsiasi cosa che ha a che fare con voi. Va bene, care? Allora, io vi ringrazio di essere state con me. Vi do appuntamento a domani mattina. Mi raccomando, non mancate. Fatemi sapere nei commenti i riscontri. Mettetemi un like, assolutamente. È quasi un obbligo per il sostegno che io do al canale. Mi raccomando, ragazze, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi aspetto domani dalla vostra Zaira. Ciao!